L'ennesimo caso di violenza sessuale nel centro storico di Genova porta in primo piano il problema della sicurezza in quel settore della città. Intanto i numeri alti, 4 accertati dall'inizio dell'anno, il contesto in cui queste violenze avvengono, il mondo della droga, alcune zone dei vicoli, un far west. Il prefetto di Genova Renato Franceschelli questa mattina ha presieduto il tradizionale comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza che si aggiorna ogni settimana. Le forze di polizia disponibili sul territorio ci sono quelle, ovviamente sono utilizzate al meglio e quindi nella collaborazione che c'è tra forze di polizia locali e forze di polizia a carattere generale, noi continuiamo a garantire una presenza importante quotidianamente in quell'area del centro storico. Il centro storico di Genova non è pericoloso più di altre strade, dice il prefetto, e le forze dell'ordine sono al lavoro per trovare i responsabili. Il Comune di Genova ha predisposto e presentato nei giorni scorsi un piano Carugi multisfaccettato e uno dei settori toccati è quello della sicurezza. Potenziamento dei controlli con più uomini, più formazione, più tecnologia. Ci sono le telecamere, tante, ma evidentemente non bastano il contrasto. La notte i vicoli, vere zone grigie di Genova, diventano ancora più bui.